Mercoledì 20 gennaio, benvenuti, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano News, sono le 12.34 minuti in questo istante e andiamo avanti a parlare di Milano, città metropolitana e tutto quello che fa grande Milano. Prima di tutto però controlliamo il valore dell'inquinamento oggi su Milano, o meglio, in teoria dovremmo controllare il valore del PM2,5 e dovremmo fermarci a quello, invece ahimè la notizia è che è sempre un livello di inquinamento, ma in questo momento siamo a 162 microgrammi per metro cubo il PM2,5 in questo istante, il livello che ci sta dando Arianna in diretta. Arianna, ricordate, sono questa rete di più di 100 Arianne collegate con noi, collegate tra di loro e grazie ai ragazzi di Wise Air, collegate con noi e ci danno un livello in tempo reale della media giornaliera, della media cittadina, scusate, 162. Lo vedete, noi abbiamo la nostra Arianna sul cortile, nel cortile nostro, con un bel pino inserito dentro, perché Arianna è un vaso che respira. Bene, allora torniamo invece ad andare, andiamo avanti, anzi, nella puntata di oggi, perché parliamo di Milano Integra, l'ospite del mercoledì. Quest'oggi la vedo già collegata con noi Lisa Caradia, che ci racconterà, anzi, meglio ancora, che cosa è Milano Integra, che cosa fa, ma soprattutto grandi novità appunto per Milano Integra. Buongiorno Lisa, benvenuta. Fabio, buongiorno. Tra Buon... l'altro, con questa intro sui livelli di inquinamento folli che stiamo raggiungendo in Folle, questi giorni, folle. mi viene da ridere perché quello che il messaggio che volevo lanciare oggi sono un po' i motivi per cui scegliere Milano sotto tanti punti di vista, e adesso ti spiego. E mi viene da ridere perché, come dire, cominciare con quanto è inquinata. Però ti posso dire una cosa, Però Lisa, vediamo che di però ti bilanciare. posso dire una cosa, che il dato di allarmante dell'inquinamento medio, in realtà però andrebbe poi rivisto molto nello specifico, perché Milano ha veramente delle zone microclimatiche, l'inquinamento in una città, ma in quasi tutte le metropoli in realtà, ha effetti sì sul globale, ma tantissimo nel locale. Quindi, anzi, proprio avere un'Arianna sul proprio balcone, come ad esempio l'abbiamo noi, ti dà l'idea di quanto è il PM2,5 nella tua zona. Ad esempio, qui da noi, in questo istante, non superiamo i 20 microgrammi, Ah, quindi siamo ben sotto pochissimo. la soglia di allerta dell'OMS. Isola Felice, in questo momento, noi e poche altre Arianne in giro per la città. Ahimè, quelle magari più in zone più trafficate o dove magari invece c'è Centrali. meno spostamento d'aria, sono più allarmanti e quindi l'inquinamento comunque altro. Però, insomma, diciamo che è una città sicuramente dove l'aria non è irrespirabile in tutta la città, però, insomma, abbiamo dei limiti. Ma ci sono invece dei buonissimi altri motivi, e voi ce li insegnate e voi oggi ce li direte, per venire a Milano, ad esempio, quest'oggi, se non sbaglio, per venire a studiare a Milano, giusto? Assolutamente, perché guarda, in questo nuovo anno, tra l'altro considera, siamo ormai verso fine gennaio, no? I ragazzi, soprattutto gli studenti delle superiori che adesso stanno facendo il quinto anno e si apprestano a fare la maturità e a superare gli esami di maturità, io ricordo quando avevo 18 anni ed ero in quinta superiore. Cominciavo a domandarmi: ma dove mi iscrivo a settembre? Che università faccio? Che percorso di studi scelgo? E se uno non ha avuto tempo prima o modo di pensarci, adesso comincia a ticchettare l'orologio. Quindi io, Albi e gli altri ragazzi di Milano Integra, anche visto il grande numero di studenti universitari con cui stiamo entrando in contatto rispetto ai lavoratori, no? Soprattutto in questo periodo che l'università prosegue, le aziende molte lavorano da remoto, quindi diciamo che a Milano forse c'è un po' più di via vai di studenti, nonostante la didattica a distanza. E allora abbiamo avuto modo di cominciare questo dialogo con loro e a ragionare su quali possono essere i motivi da mettere in luce per raccontare ai ragazzi che eventualmente stanno per uscire Milano, magari non l'hanno pensato, vi raccontiamo perché possono uscire da Milano, da scegliere come loro città per gli studi, città universitaria. Ok. Quindi è questo, è proprio, ci siamo detti, beh, come gennaio porta con sé una scelta importante nella vita di questi Eh ragazzi, sì. no? E allora abbiamo chiacchierato con alcuni di loro, abbiamo cominciato a ragionare chiedendogli, perché io non sono più una studentessa universitaria e tra l'altro l'ho fatto in un'altra città quella volta, no? Per cui non avrei saputo dirti esattamente cosa vive uno studente a Milano. E parlando con degli studenti che invece frequentano Milano come città universitaria, sono venute fuori tantissime informazioni anche che io non sapevo e che adesso vi Vai, sentiamole racconto, allora. che effettivamente rendono Milano un'ottima scelta per Io fare poi ho un quarto l'università. motivo anche, che ti dirò dopo la fine. Sì.
Dimmi pure, allora vai, i tre motivi per studiare a Milano, quali sono? Il primo. Esatto, allora noi ne abbiamo raccolto un sacco, diciamo che ce ne sono tre top. Allora considera che innanzitutto, non lo sapevo ma lo sospettavo, è una delle principalissime città universitarie italiane, se non addirittura la prima dal punto di vista del numero di facoltà presenti. Okay. Questo vuol dire che a Milano uno può trovare qualunque cosa, quindi se è nel dubbio, vuole considerare facoltà che magari meno classiche, che si conoscono meno, dia un occhio agli Atenei di Milano perché c'è veramente di tutto. L'altra cosa che mi ha detto una ragazza l'altro giorno è che Milano per studiare ha un sistema tutto interconnesso e integrato tra biblioteche, librerie, Atenei, centri di ricerca, e per cui veramente basta un PC o uno smartphone e tu puoi accedere a tutto il sapere che Milano può fornirti. E quindi per esempio questa ragazza sta scrivendo la tesi triennale e mi ha detto: io sto viaggio velocissima su tutte le fonti di informazione perché tutte le biblioteche sono connesse digitalmente. Okay. Con gli Atenei. E quindi ho detto wow, e considera che noi abbiamo studiato i numeri e siamo sui 300.000 studenti solo negli Atenei. Okay. Milanesi, quindi una buona fetta. Quindi prima, non tanto dal punto di vista appunto storico, che anzi sappiamo ci sono altre città che sono arrivate prima da quel punto di vista, ma prima dal punto di vista proprio dell'offerta e della qualità dell'offerta data. Esatto. Poi il secondo motivo è l'eccellenza, giusto? Dell'offerta e anche la smartizzazione. Okay. Dell'offerta. Quindi intelligente come offerta, poi sa. Sì, sì, sì. Poi sì, eccellente, no? Smart. Un'eccellenza accademica che forse si trova solo a Milano. Sì, l'eccellenza accademica è perché abbiamo studiato alcune ranking, alcune classifiche delle università italiane, e all'interno della classifica mondiale che si chiama QS World University Rankings troviamo nei primi posti ben 4 Atenei milanesi. Uno è l'Università degli Studi di Milano Statale, un altro è ovviamente il nostro meraviglioso Politecnico, un altro è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è un altro Ateneo gigantesco, e poi c'è l'Università Commerciale Luigi Bocconi, anche quella è un'eccellenza che ci aspettavamo di trovare. Però sono proprio tra i primissimi posti nel mondo, quindi è un'eccellenza accademica anche a livello mondo, per cui se ti trovi in Italia e hai dei dubbi, direi che questo può essere un buon plus, no, da considerare. E poi c'è un terzo motivo. Palestra di vita, mi piace. Questa, sì, sì, sì. La famosa università università della strada è quella? No, non è quella. Esatto. Diciamo che fare l'università fuori sede, in generale, qualunque università tu scelga, mi rivolgo adesso ad eventuali studenti universitari, qualunque università tu consideri di scegliere, se implica vivere fuori casa, quindi salutare mamma e papà, fare una bella valigia e andare a trovare un appartamento in un'altra città, questo motivo è vero sempre, che è una palestra di vita, no? A Milano ci aggiungi che c'è un'ulteriore sfida legata a quello che dicevamo l'altra volta, che è la metropoli. Per cui tu ti sposti, saluti i comfort di casa tua, ti crei una tua casa con altre persone con cui devi imparare a convivere, e in più tutti i giorni quando esci di casa o accedi appunto anche digitalmente al tuo sistema universitario devi imparare a gestire una complessità di background, di diversità culturale delle persone, di docenti, di spostamenti anche fra la città, di proposte formative, che è veramente immensa, nel senso che io più ascoltavo i ragazzi e più dicevo mamma mia, cioè la mia settimana è più semplice, ok? E comunque la mia settimana lavorativa mi dà un bel da fare. Però quello che loro sanno gestire, mi viene proprio da dire, cavoli, quando poi me li troverò colleghi in azienda, questi marciano, perché si sono abituati proprio a gestire un mondo più complesso. Ti dà una marcia in più. Spesso Milano fa da maestra. Cioè ti aiuta anche a risolvere, a diventare magari più problem solving, a dare di più, grazie anche al fatto di dover comunque vivere in questo contesto, appunto, che dici, diverso da quello a cui si parte. Perfetto. Poi sai, Lisa, c'è anche un quarto motivo molto importante per venire a studiare a Milano. Il fatto che si può venire a fare lo stage a Milano News, ad esempio. Si può fare il tirocinio curriculare a Milano News, insomma, quindi se volete questa opportunità è aperta, quindi potete venire qui, aggiungete questo quarto motivo, dillo ad Albi che bisogna aggiungere questo quarto motivo alla volentieri, lista. Volentieri. Lisa. Sì, e tra l'altro questo è vero per tutti, cioè c'è un'offerta di stage enorme, tra cui faremo anche sapere che la vostra emittente è ben disponibile per i ragazzi. Sempre, noi sempre qui a cercare di formare nuovi anchor, nuovi registi, nuovi produttori, insomma, ce la facciamo, ce la proviamo sempre. Tutto questo lo troviamo sul bellissimo e nuovo sito di Milano Integra, giusto?
Sì, che è online ormai da diversi giorni, sta dando delle grandissime soddisfazioni perché innanzitutto non si è mai inceppato e questo, Vabbè, guarda, è già un che è un bel punto, già un miracolo. bel punto di partenza. Esatto, poi vediamo che funzionano anche i form attraverso cui ci scrivono, funziona il collegamento con l'app di Valori per poi Ah, scriverci perfetto. e segnalarci le informazioni. Stiamo cominciando a fare dei primi sondaggi su quanto, insomma, sono recepite utili le informazioni e piacciono, interessano. E poi stanno succedendo delle cose, ma non voglio fare da spoiler, penso che le racconterà Albi, per cui ci sono delle altre città che cominciano a contattarci e stiamo facendo dei ragionamenti Ah, assieme. bene, 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 Quindi bene, sì, dai. perché vedi Fabio, questa è la meraviglia del mondo connesso, no? Che quando tu fai del bene o hai una buona idea, accendi delle altre energie, si creano proprio delle connessioni, delle sinergie, per cui poi in una velocità che neanche ti aspettavi, si sparge, si diffondono queste buone Ottimo. pratiche. Per Bene. cui a buon rendere, e questo grazie anche al nostro sito che è milanointegra.org. Perfetto, allora fate in modo di continuare appunto a spargere queste piccole fiammelle che poi possono Altro che. diventare grandi fuochi e collegare i vari puntini, appunto diventare link per altre situazioni. Noi vi seguiremo sicuramente da vicino e ci rivediamo sicuramente mercoledì prossimo, quindi Lisa. Assolutamente, un saluto anche da parte di Albi. Grazie mille, Grazie salutacelo Fabio. caramente, grazie, ci vediamo appunto mercoledì prossimo ancora con Milano Integra. Grazie mille a Lisa Chiaradia, grazie mille Buona Lisa. settimana, ciao. Continuiamo perché è arrivato quel momento di riflessione, pausa, chiamatelo un po' come volete, pochissimi secondi in compagnia delle foche parlanti della loro incursione poetica. Ti arrangerai con una pentola a pressione scrostata e un cacciavite a stella arrugginito, abitando una cantina annacquata da quando lo sfratto dal guscio di chiocciola in cui ti rannicchiavi nelle giornate aride. Persa. Ci colleghiamo, la vedo già collegata, anzi, con noi, Marina De Lorenzo. Buongiorno Marina, appunto del Parco del Ticinello. Marina, forse al microfono chiuso ti chiedo di aprirlo oppure chiedo alla regia appunto di aprire il collegamento. Grazie mille. Io l'ho Eccoti aperto. qua, ti sento benissimo, Marina. Buongiorno Marina. Allora, dicevo appunto Parco del Ticinello, un parco importantissimo, anche un parco con una bella e lunga storia alle spalle, che però, insomma, bisogna tenere, come si dice in questi casi, attenzionato perché il rischio di perderlo è sempre dietro l'angolo, giusto? Quindi bisogna stare attenti a non perdere questo tipo di importanza e peculiarità della nostra città. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Io appunto ringrazio per avermi invitato a parlare di questa che è una realtà invece unica per Milano, perché adesso c'è comunque tutto un recupero dell'agricoltura, gli orti, le cascine, però questa è una realtà autentica che è così dal 1952, da quando l'azienda agricola è arrivata, e ha deciso comunque di tenere questa cascina aperta la città. Ok. Quindi in Parliamo realtà della cascina Campazzo, questo giusto? parco era già, scusami, Parliamo della cascina Campazzo, una vera e cascina propria Campazzo, una cascina in attività cui, agricola in città. esattamente, ci sono 130 bovine da latte, una settantina in lattazione, c'è un distributore per il latte crudo, e ci sono i campi coltivati a foraggio per le bovine, fra cui veramente una cosa preziosa. Quattro campi, quattro ali di campi a marcita perfettamente funzionanti, alimentati dalla Roggia Scarponia che deriva dal cavo del Ticinello, che a sua volta deriva dalla Darsena, quindi comunque acqua del Ticino quella che arriva. E funzionano
funzionano, nel senso che producono erba per le Ecco, bovine però. e sono anche un habitat interessantissimo per avifauna, per insetti. Ci sono le Beh, insomma, mantelle, ci semila. sono le Ecco. lucciole che sono una cosa bellissima, e a poche centinaia di metri dalla metropolitana di Piazza Montegrasso, nel periodo della danza nuziale delle lucciole, è possibile appunto vedere questo fenomeno Guardi, e non tutti hanno questa fortuna, perché unico. magari chi ha un po' la fortuna, ad esempio, come noi abbiamo la fortuna di vivere in una zona di Milano, avere lo studio in una zona di Milano che è apertissima al verde, noi abbiamo qui vicino grandi parchi, grandi campi, ma non tutti hanno questa fortuna, ma soprattutto la peculiarità appunto del Parco di Cicinello è quella di inserirsi proprio all'interno. Io farei vedere anche Filippo la mappa che abbiamo, le mappe che abbiamo preparato per far vedere proprio come parliamo di un parco, parliamo anzi di un parco agricolo appunto che entra nella città, no? Non è la città che va al parco, ma poi il parco che entra nella città. Però Marina, perché siamo qua oggi a parlarne? Nel senso che avete promosso proprio dall'inizio dell'anno una raccolta fondi, eccolo qui, intanto vediamo la mappa di dove è Una ubicato il raccolta parco, una firme, raccolta firme, scusami, scusami Marine, un una raccolta change. firme perché l'avete fatta e soprattutto ha riscosso un successo pazzesco fin dai primi giorni. Ma perché avete dovuto lanciare questa raccolta firme? Allora, non posso, per questioni di tempo, fare questa storia del parco, che è lunghissima, risale appunto al piano casa, all'82, e poi si sviluppa man mano con vicissitudini notevoli, per cui di fatto la Cascina Campazio è diventata il comune nel 2014 e gli ultimi 33 ettari nel 2015. Quindi se è un parco che ha una lunga storia, è un parco che è stato completamente acquisito dal comune in epoca abbastanza recente. E, i lavori di realizzazione sono partiti con un'anticipazione del primo lotto di lavori nel 2014, quindi dal 2014 al 2017 sono stati piantati 10.500 fra alberi e arbusti autoctoni. È stata ripulita tutta una zona lungo il cavo dove erano gli abusivi, e c'è stata una prima partenza di quello che dovrebbe essere un esempio unico, quindi un valore agricolo sicuramente, perché è campagna coltivata, come abbiamo visto, anche con delle particolarità. E, tra l'altro, ho dimenticato prima di dire che le lucciole sono un bioindicatore, indicano che il terreno è pulito, che non ci sono pesticidi, altrimenti le lucciole non ci sono più. Le lucciole non ci sono più anche dove c'è la luce. E infatti una prima cosa che ci ha allarmato di questi lavori del primo lotto, che sono in fase, stanno per terminare, è che le due aree di fruizione pubblica vicino alla Cascina Campazzino, che purtroppo è un'altra bella cascina, anch'essa con un vincolo storico e paesaggistico, è del comune dal 2003, è stata espropriata per pubblica utilità nel 2003, e in realtà appunto cade a pezzi. E sono state realizzate queste due aree, un'area di orti e un'area didattica, con un pergolato molto grande, un porticato con riflettori a LED, che sono già dai primi di novembre accesi da tutta la notte. Perché E questo è il un primo problema, se ho capito allarme. bene, Marina, Scusa? dimmi se ho capito bene, il problema è che il comune vuole intervenire nel rimettere a posto questo parco, o meglio, nel far cambiare forse, Nel diciamo, realizzare le aree pubbliche. nel convertire le aree pubbliche di una zona agricola in un parco cittadino, fondamentalmente, cioè questo che sta avvenendo, cioè l'idea di E farlo questo è il nodo diventare della questione, bravo, hai sollevato giusto? proprio il punto nodale, Ok. perché questo parco nasce come parco agricolo e invece ultimamente, peraltro non sulla relazione del progetto, ma nelle bacheche, è risultato fuori questo aggettivo urbano. E questo vuol dire che il regolamento, non mi sentite? Sì, Ci ti sono sento, problemi? prego, prego, prego. Allora, dicevo che il fatto che sia regolamentato come parco urbano crea dei problemi, perché appunto si sostiene che dovrebbe essere eliminato. Questo è un parco che, oltre ad essere agricolo, ha un'alta valenza naturalistica. Secondo noi dovrebbe essere fruito dall'alba al tramonto, quindi per Ok. definizione di un parco agricolo che ha un valore naturalistico notevole. Ci sono
circa una settantina di uccelli fra nidificanti, svernanti, migratori, ha una ricchezza veramente naturale. Quindi diciamo che sono diversi gli aspetti per cui è prezioso questo luogo. È prezioso perché c'è un'agricoltura, c'è una cascina che coltiva i campi in attività e c'è questa preziosità naturalistica e c'è anche il fatto che le persone della zona, adesso anche di altre zone di Milano, lo frequentano da sempre. Ecco, brava Marina, perché è questo che volevo dire, nel senso voi non è che siete contrari all'utilizzo del parco, anzi, nel senso siete ben favorevoli a che la gente vada a fruire del parco, ma che appunto che questo non diventi un qualsiasi, che ne abbiamo tanti Un anche molto qualsiasi belli a parco urbano, Milano, parco bravo. urbano, giusto? Cioè non è che siete contrari al dire usiamolo, facciamoci cose. Non è il Parco Sempione, non è il Parco di Non è Trenno, neanche il è un parco di Trenno, altro, infatti, esatto, è un altro tipo bravo. di parco, giusto? È un'altra cosa che ha un suo valore, una sua specificità che deve essere compresa anche da chi arriva qui. Riguardo appunto uno dei problemi che poi appunto discendono dalla visione di considerarlo un parco urbano, non sporcarsi le scarpe. Sinceramente in un campo, siamo in campagna se piove si va con gli stivali di gomma. Su questo c'era un punto della vostra raccolta firme che era molto interessante, dove si parlava ad esempio del materiale che viene utilizzato ad esempio per fare i vialetti all'interno dei parchi, che è un bellissimo materiale, quello che vuoi, ma che è rischioso nel momento in cui poi va a deteriorarsi o comunque a polverizzarsi in un contesto agricolo come quello del Ticinello, giusto? Allora, non è propriamente così, nel senso che io è una cosa che ho appreso man mano. Il calcestro, che è questo materiale che viene Calcestro. utilizzato per la maggior parte dei percorsi, in realtà può essere realizzato in molti modi. La modalità che è stata scelta qui, e c'è peraltro anche segnata sulla tavola del progetto, quindi noi siamo state testimoni della realizzazione in diretta di questi percorsi, prevede che sotto sia fatto, adesso non vorrei, se c'è qualche esperto Poi chiederemo me agli lo amici, dirà, abbiamo gli amici però di Milano Progetti e Cantieri, chiederemo a loro poi le specifiche tecniche, sicuro. per spiegare ai profani, come anche io sono, è Tutti una noi. specie di mille foglie. Ok. Sotto c'è un foglio di polipropilene, poi c'è uno strato di inerti bonificati, poi c'è un collante, un aggregante chimico e poi diversi strati di ghiaia con spessori variabili. Questo fatto del polipropilene che è garantito stabile, ovviamente questo polife è plastica, Sì. anche se è permeabile, lascia passare l'acqua, suscita dei timori, ma che susciterebbe secondo me in qualsiasi altro parco, quindi al di là del fatto che è agricolo, Ok. qui è stato realizzato già un bosco con queste stradine interne, fra l'altro molti, molti sentieri che si intersecano all'interno di un boschetto neanche molto esteso. La stessa progettualità viene, ripetuta nel secondo lotto. Laddove c'era un bellissimo campo, adesso c'è un bosco, che sarà maturo fra un minimo una ventina, trentina d'anni, perché buona parte sono querce, quindi a crescita lenta, ma dove c'era un campo meraviglioso, sorvoliamo su questa cosa, in questi 3 ettari c'è tutto un intersecarsi di queste stradine, di cui la più larga è larga 3 metri e le altre sono 1,5 metri, quindi neanche sentieri, ecco, non so come spiegare, Le piccole strade. che un domani comunque questo polipropilene, quando si degraderà, È varrà interessante però all'interno vedere del appunto bosco, rimanendo Marina, su un bosco con la plastica. è interessante vedere però come anche questa volta, nel senso a volte spesso e volentieri i comitati di vari quartieri scendono in piazza a protestare nel momento in cui vengono abbattuti degli alberi, in cui magari non viene data la giusta comunicazione del perché a volte sono necessari anche certi interventi. In questo caso invece sembra che vengano fatte delle azioni apparentemente a favore dell'ambiente, senza però poi andare veramente a parlare Esatto. con chi di queste cose ne sa e con chi poi dopo dovrà anche usufruire di questi spazi. Allora, io appunto non vorrei entrare nel merito delle scelte progettuali perché discendono come dire, dall'idea che questo sia un parco agricolo urbano. E anche se in realtà appunto al Parco delle Cave o in altri parchi è stato utilizzato il calcestre senza questo foglio di polipropilene.
Ma al di là di quello, è proprio l'idea che uno debba andare in un parco con le caratteristiche che ha questo parco e trovare delle soluzioni che in un altro contesto sarebbero bellissime. Qui, secondo me, non hanno, cioè, secondo noi, non hanno molto senso. Qui io ho una quantità di foto incredibili in archivio. Già dal 90 le persone correvano, andavano in bicicletta, passeggiavano sulle stradine in terra battuta, sui viottoli in terra battuta. Evidentemente è meno comodo, non si può correre con la bici, ma non si potrebbe comunque, perché nel regolamento che c'è alla fissa all'entrata dice biciclette a velocità moderata. Poi in realtà cosa succede? Che dove ci sono queste stradine in calcestre che forse consentono di spingere un po' di più, noi lo vediamo già in Cervania, Allora, ma insomma, i comunque ciclisti, Marina, per carità. il concetto che ho capito bene quindi è proprio quello, è non snaturare una realtà che già esiste, che funziona bene, che potrebbe anche essere migliorata dal punto di vista magari Certo, infatti del potere noi usufruire, quello che perché voi avete delle proponiamo proposte, sono. Sì? giusto? Non ho capito, Dico, scusami. infatti voi non è che siete solo qua a dire non fate quel progetto, non fate quel progetto No, perché avremmo delle proposte molto più interessanti su certo. quell'area, giusto? Certo, infatti la nostra proposta sarebbe per esempio di conservare questi percorsi in terra battuta, laddove ci sono i sentieri. Allora, la questione degli alberi, che poi è uscita fuori come se noi fossimo appunto i comitati contro l'abbattimento dei 156 alberi, va contestualizzato questo discorso, nel senso che questi abbattimenti sono previsti, non sono selettivi, ohimè. E sono Ok. previsti su un tratto di poche centinaia di metri, lungo il quale vengono lasciati solo una ventina di esemplari. Viene detto sono tutte alloctone infestanti, non è vero, perché solo 31 sono ailanti. Viene scritto per motivi di sicurezza idraulica, non è vero neanche questo, perché molti non si trovano sulle sponde né in alveo. Ok. L'altro mantra è puliamo il cavo del Ticinello l'alveo, no, è competenza del Consorzio Villoresi, infatti il progetto non prevede questa pulizia dell'alveo, prevede soltanto il rimodellamento, la rasatura delle sponde con l'abbattimento di questi alberi, dei quali alcuni sono colpevoli solo di essere identificati come disordinati. Non sono begli alberi, sono alberi a volte bruttini, a volte storti, tutti gli alberi da frutto. C'è una nicchia ecologica che si è creata da quando appunto Milano, città di campagna, ha riqualificato il cavo con questa piantumazione di arbusti e c'era già comunque queste alberature preesistenti. Noi, per esempio, i passeriformi è un paradiso per i fotografi Ah, naturalisti sì, abbiamo visto. perché durante questa stagione appunto è possibile trovare veramente una varietà di specie che a Milano uno non si aspetta di trovare. Io stessa, che non sono un'esperta e quindi, come dire, però volentieri imparo e ascolto, la prima volta che ho fatto una passeggiata per fare birdwatching era il dicembre del 2018, se non ricordo male. E nel giro di un'ora io che a malapena sapevo distinguere il merlo dal passerotto piuttosto che, nel giro di un'ora ho avuto modo di vedere 13 specie di uccelli diversi. Qui appunto nel parco ne sono stati monitorati una settantina. Anche molto interessante appunto Marina, perché questo vuol dire fare anche ambientalismo spesso e volentieri, questo vuol dire anche avere e capire le differenze che i vari parchi della città devono per forza avere. Io dico per forza, so che è giusto che ce l'abbiano, anche perché sennò cioè, tutti i parchi uguali non avrebbe minimamente senso. Certo, Invece la bravissimo. bellezza di avere un parco diverso da altri, diverso appunto come dicevamo prima, abbiamo fatto due esempi anche dal Parco Sempione o dal Parco di Trento, cioè sono due, o dal Parco Nord, sono tutti parchi belli ma diversi tra di loro che devono coesistere all'interno della nostra città. Ricordaci la Infatti, raccolta firme, che siamo quasi in chiusura, Marina. sì, Non voglio la rubarvi petizione è su spazio. change.org, salviamo il Parco Ticinello. E appunto il titolo è un po' forte, ma vuol dire non salviamo fisicamente i campi che sono qui e nessuno li tocca per fortuna, ma vuol dire salviamo l'identità di questo parco, il suo essere speciale e diverso. E noi appunto questo chiediamo al comune, c'è stata questa apertura, questo tavolo, speriamo che
So, Sono posti oggi, dentro. anzi Filippo, ti chiedo se possiamo vedere in chiusura, oggi su alcuni giornali è uscita infatti una dichiarazione di Maran che dice che è disposto a parlare con i comitati e rivedere bene tutta la fase che ha a che fare con, eccolo qua, i vari abbattimenti anche. Vabbè, qui si parla solo di abbattimenti, magari poi la volta buona che almeno è riuscita poi. Sì, diciamo che ha colpito. Scusami Fabio, diciamo che questa cosa degli abbattimenti è quella che ha più colpito, ma è solo una parte, insomma, Marina fa diciamo che comodo, discende secondo me. Ti dalla dico, politica complessiva, te lo dico da un politica per l'azione, osservatore, insomma. te lo dico da osservatore della città, fa comodo a chi magari poi cerca di sviare il discorso su altre cose, farvi passare come Sì, scusami, semplicemente se posso quelli ancora che un amano gli secondo alberi e sul basta. problema delle discariche, se ho ancora un Sì? Ok, minuto, è possibile? un minuto, non volevo toccarlo, Allora. ma se vuoi toccarlo tu va benissimo, ok, parlami pure delle discariche. Allora, no, Abbiamo anche qualche foto, esiste abbiamo questo allora, vediamo problema, Filippo. esiste. Noi abbiamo verificato che nell'area di Selvanesco, dove sono già terminati i lavori del primo lotto, già da tempo, c'è cioè questo boschetto Sì? che ti dicevo, intersecato da tutte queste stradine in calcestre, lì c'è ancora, ahimè, ci sono proprio dei bei pezzi pieni di spazzatura che il progetto non ha toccato. Ok. Secondo me, ecco, risolvere il problema di queste micro discariche sarebbe importante. Perfetto, abbiamo visto anche qualche Grazie. foto appunto fatta lì sulla via Selvanesco, che è proprio al confine, giusto? È una via che fa praticamente da confine, ahimé poi però fa da confine diciamo tra due parchi, perché da una parte c'è il parco Ticino, dall'altra c'è il parco No, è sempre agricolo. parco su. E No, infatti è nel senso sempre appunto è parco parco sud, sud. quindi non è che faccia poi più di tanto confine, nel senso che sì, è vero, finisce il parco Ticinello, ma è in pieno parco È agricolo sempre sud parco Milano e sud. quindi insomma che qualcosa venga fatto. So che comunque appunto si sta pensando di intervenire anche lì, ma in questo momento appunto tutto ciò che tutti gli interventi non sono in quell'area, quindi insomma staremo a seguire. Marina, io ti ringrazio Ascolta, tantissimo. posso dire un secondo, o non so, dimmi tu, Velocissima, siamo in chiusura. quali sono le associazioni che al momento Prego, hanno aderito? fai i Posso? saluti di dovere allora, Allora, sì. lanciata dal Comitato Difesa Ambiente Zona 5, Alberi Ambiente, Collettivo ZAM, Collettivo Alberi per Milano, Lega Ambiente, Circolo Zona Bianca, con la rete dei comitati cittadini che annovera una ventina e più di comitati della città di Milano. Bello anche vedere appunto che ci sono anche dei comitati, come dicevi, la rete, che quindi insomma si spalleggia tra varie zone di Milano, perché Sì, giustamente perché poi è la anche un modo di città, conoscere realtà infatti, la città è di tutti, diverse. dobbiamo conoscerla nel migliore dei modi. Marina, grazie mille davvero di esserti collegata con noi, porti saluti a tutto il Grazie a voi. comitato, fateci sapere come va Milano News, per quanto sarà Assolutamente. sempre al vostro fianco per raccontare le vostre battaglie. Vi informeremo sicuramente. Grazie ancora. Grazie mille ancora a Grazie. Marina De Lorenzo del Comitato Parco del Ticinello, grazie mille e buona giornata. Chiudiamo qui, abbiamo finito per oggi, 13.06, qualche minuto di ritardo, ma insomma c'era tanto da dire sul parco, andate a vedere, abbiamo messo il link nei commenti della diretta per anche la petizione, andate poi a leggere l'articolo che verrà fatto quest'oggi sul Parco del Ticinale in modo da capirne, saperne di più e poter anche andare a dare una mano magari ad aiutare questa bellissima realtà milanese. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, sono le 13.07 in questo momento, scusate, grazie mille, arrivederci e a presto.